Ma io sono senza parole, mostri sacri e non saprei neanche da dove iniziare la descrizione. Strabiliante, davvero. Né diritti e né doveri, immagino, penso. Una cosa è certa, che deve essere onesta, sia chi la produce, chi la crea, chi la esegue. È un po' un motto che io sottolineo anche nella mia vita, sia nella mia vita quotidiana, ma anche nella mia vita di coreografo e di trasmettitore del linguaggio modem, no? Che è il nostro linguaggio. Cioè dico sempre la parola onestà. Cioè, di un corpo che si muove in maniera onesta, senza fingere, senza nessun altro orpello dentro. È proprio la naturale, seppur lavorata, elaborata tecnicamente, la naturale consapevolezza dell'essere corpo. E quindi con le sue difficoltà, con i suoi difetti, con gli eccessi, diciamo, con tutto quello che comporta un lavoro del corpo anche all'interno della società e anche quindi all'interno del momento creativo, del momento artistico, e quindi non ha proprio dei diritti e doveri, forse ha dei doveri nei confronti di se stesso, e quindi dico sempre che bisogna essere devoti all'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti del nostro stesso lavoro, del lavoro quotidiano, e poi dobbiamo essere sempre, allargare sempre le braccia ed accogliere gli sguardi del pubblico, che sono anche la nostra linfa vitale. Riguardo al sociale, non penso che la danza debba avere obbligatorio, può anche essere assolutamente astratta, tanto l'astrattismo non esiste. Il coreografo esprime sempre qualcosa solo per la stessa ragione, per lo stesso motivo che ha creato anche un semplice movimento. In quel momento è il cuore che comanda, non è solamente la capacità creativa, è proprio il cuore che comanda, e quindi quando c'è il cuore non può essere totalmente astratto. Quindi anche nei confronti della società, anche qualora non ci fosse un altro punto di riferimento, un altro punto di partenza, come per esempio abbiamo noi spesso, cioè parliamo del sociale, anche l'astrattismo ha il suo valore, cioè la bellezza presa come icona della vita, che non è una bellezza formale, ma è una bellezza interiore, una bellezza di espressione, è l'onestà di quel corpo che diventa bellezza. Al dolore del corpo, alla sua fame, alla sua sete, e poi conseguentemente anche al cannibalismo, quindi alla sua totale umiliazione. E questo evoca molti confronti con la nostra realtà, con la nostra attualità, che drammaticamente ci avvicina e ci concerne. E quindi questo forse ci porta anche a ragionare forse sull'attualità del corpo e sulla sua valenza metaforica. Su come il corpo solo possa manifestare così tante metafore. Ma ovviamente, certamente il corpo è così, il corpo è una grande metafora già da solo, di tutta la vita, di tutta i flussi, di tutti gli andamenti della vita sociale e civile. Naufragio come spettatore
amplifica tutte queste sensazioni, tutte queste emozioni, d'altronde è nato per questa ragione, no? Per sottolineare alcuni aspetti, però tengo a sottolineare che quando l'ho fatto, credo che siano passati già 6 anni, e non avrei mai immaginato che ancora a questo momento avremmo avuto, cioè dopo 6 anni avremmo avuto gli stessi problemi, anzi molto più amplificati. Pensavo che era un lavoro che in quell'istante frizzava, diciamo, una certa situazione sociale, non dico globale ma mediterranea. E invece è peggiorata di molto, non troviamo delle soluzioni ed è spiacevolmente il lavoro, spiacevolmente sempre sempre attuale, molto attuale. E sottolineo spiacevolmente, perché preferirei mi si dicesse no, non facciamo più il lavoro, ormai è fuori, cioè lo facciamo solo perché è bello, ecco, non lo facciamo anche perché comunque è molto attuale, il che però è anche una cosa positiva, nel senso farlo vuol dire coinvolgere quelle persone che vengono a vedere lo spettacolo a riflettere con un punto di vista diverso da quello di leggere un giornale, leggere sempre delle stesse morti, ascoltare i talk show che parlano di questo senza ovviamente mai poter risolvere, o sentire la politica che parla sempre delle stesse cose. Viene vista, noi non possiamo ovviamente risolvere quei problemi, ma cerchiamo di fare vedere questo punto di vista, questa situazione da un altro punto di vista. Tanto è forte in me questa emozionalità nel ricevere questo quotidiano, anche ogni volta che si fa lo spettacolo la sera oppure quando l'ho scritto, che sto già lavorando per qualcosa di molto più complesso, molto più ampio, che ovviamente della quale non parlerò adesso, non dirò nulla perché sarà fra 1 o 2 anni, ma mi auguro che fra 1 o 2 anni probabilmente si possa parlare di questo pensando che è già tutto finito. Guardate com'è stato, è come un po' parlare del nazismo, ecco, dopo che è finita, no? E allora forse sarà una riflessione ancora più affascinante a quel punto. Quindi è un augurio, ecco, quello di parlarne, ma parlarne quando tutto è finito. Poi vedremo, la storia racconterà tutto, e il naufragio comunque rimane dentro di me un momento creativo, molto struggente, molto forte, molto intimo, ma nello stesso tempo, come tutte le opere d'altronde, alla mercé di tutto il pubblico, ecco, quindi è intimo per me, per i danzatori, ma credo anche per gli spettatori. Modem, che proviene da Movimento Democratico, non è un vero e proprio momento riflessivo sulla didattica, perché didattica dovrebbe essere un po' più ampio il discorso. Noi ci limitiamo semplicemente a trasferire a chi è interessato, a volte possono essere anche gli amatori, perché c'è una parte del lavoro che è dedicato anche agli amatori, o possono essere dei super professionisti, ma devono essere certamente interessati a quel tipo di linguaggio. Quindi noi ci limitiamo, per questo dico non è propriamente didattico, nel senso più ampio del termine, della danza generica, quindi non è formativo, ma è amplificativo, cioè amplifica quello che è già il carattere di quel danzatore, cioè per questo si chiama Movimento Democratico Modem, perché è molto democratico fino a un certo punto, poi quando si valica quel certo punto diventa meno democratico, come tutta la democrazia sociale, diciamo, perché c'è qualcuno che decide per qualcun altro sempre, e in questo caso sono io che poi decido sui danzatori che hanno costruito in maniera democratica alcuni passaggi, ma poi la decisione spetta a me, e quindi, come tutte le democrazie, è una democrazia imperfetta. E questo, diciamo, però è molto complesso il lavoro
di modem, perché bisogna seguirlo con molta parsimonia, ma oggi dopo quasi 15 anni, 12 anni di lavoro, diciamo, siamo riusciti a costruire dei codici veramente molto chiari, molto definiti, e che in qualche modo rappresentano, diciamo, in maniera assolutamente fluida quelli che sono veramente i valori di questo linguaggio, e li amplificano e li e trova, modem trova poi il risultato nella coreografia, il risultato finale di tutto questo tipo di world map, di periodo di studio, di lavoro, intenso o non intenso che sia, diciamo, la creazione finale e poi l'atto appunto finale di tutto il percorso che si è fatto. Io dico sempre, quando parlo della musica che usiamo, perché è una domanda che mi fanno in tanti, dico sempre che noi cerchiamo di usare la musica come colonna sonora. A volte, quando ho detto questo termine, qualche musicista ci è rimasto un po' male, no? Però io subito ho messo la barra subito dritta, dicendo: guardate che Ennio Morricone, che ha vinto quanti Oscar, non lo so, fa colonne sonore, cioè il film senza colonna sonora non esiste. Andate a vedere un qualsiasi opera straordinaria che vi è piaciuta e vedetelo muto, senza colonna sonora, vi sembrerà un altro film. Quindi quando io uso il termine colonna sonora non vuol dire che lo uso in maniera sminitiva, ci mancherebbe. Lo dico perché quello aiuta l'opera a esaltarsi. Quindi perché spesso è capitato che la musica è stata messa dopo l'opera stessa, la costruzione dell'opera, o comunque se si è fatta insieme, si è fatta cogliendo tutti quei dettagli che pian piano si venivano a creare. Quindi la musica, secondo me, è molto importante, ma non c'è una regola precisa. C'è solamente una regola di comunione di intenti delle due parti. Cioè, la musica deve essere al servizio della danza. Diciamo che la danza in quel momento è e deve essere protagonista. Ovviamente, quando usi le grandi opere, mettiamo il caso Bach, la danza, se l'hai fatta benino, diventa bellissima, perché Bach è geniale nelle sue composizioni ed è proprio molto molto adatto alla danza per natura. Non credo che Bach sapesse questo, non credo che ci abbia nemmeno pensato, però è così. E quindi, diciamo, il mio modello, non c'è un modello di musicalità, di musica, tutto deve essere al servizio di quello che stiamo facendo, e quindi viene scelta di volta in volta. Anche la costruzione di qualcuno che la fa appositamente deve sapere che è al servizio, non compone la musica così solo perché io gli ho detto adesso deve essere triste, adesso deve essere allegra. Non è così che si compone la musica dei nostri lavori, ma è molto più complicato. Diciamo, per dirla in altri termini, io sono un gran rompiballa in questo senso. E volevo chiedere come ultima domanda, sicuramente gliela faranno molti, che cosa
E se ci sono stati dei cambiamenti Beh, la nascita di Scenario Pubblico era un desiderio, un obiettivo, un sogno che immagino hanno tutti i coreografi. Cioè, a tutti i coreografi piacerebbe avere un luogo come quello dove poter costruire la propria danza, una vera e propria casa riflessiva della creatività, della propria creatività. Però dico anche, è possibile farlo. È possibile farlo. Noi l'abbiamo fatto in tempi diversi da quelli di oggi, senza nessun tipo di riconoscimento. L'abbiamo fatto con le nostre risorse, immaginando che poteva essere la nostra soluzione dei flussi creativi. E così abbiamo fatto. Oggi il Ministero ci ha dato, diciamo, in qualche modo una spinta a lavorare ancora in questa direzione, perché ci ha riconosciuto in quanto centro di produzione della danza nazionale, quindi diciamo questo ha fatto sì che noi sentissimo il peso di questo riconoscimento, però non è cambiato nulla fondamentalmente, se non qualcosa nei numeri, perché noi abbiamo sempre fatto quelle cose che facevamo le nostre produzioni, i nostri spettacoli, facevamo anche alcuni momenti formativi, facevamo le rassegne, ospitalità delle residenze, ospitalità dei coreografi. Diciamo, il DNA di Scenario Pubblico in quanto centro coreografico è sempre stato così. Oggi abbiamo un riconoscimento, quindi ovviamente è tutto molto più importante, ma per questo all'inizio dell'intervista dicevo che oggi la mia sensazione nei confronti del territorio nazionale è ben diversa di 10 anni fa. È molto migliorata, ci sono degli obiettivi precisi, il MIBAC sta lavorando in maniera corretta in molte direzioni. Questo non vuol dire che non ci sono tante cose da aggiustare. Esempio, io dico un esempio su tutti, è quello di incominciare a capire che la danza nei teatri lirici, non quelli che hanno il balletto, la compagnia di balletto, ma anche quelli che non ce l'hanno, deve essere gestita da chi si occupa di danza, o comunque, se non si occupa di danza, in quell'ambito deve pensare solo alla danza, altrimenti sarà sempre un momento solo ed esclusivamente per le agenzie o per interessi collaterali. Questa è una cosa che io critico moltissimo in Italia. Ci sono tanti enti lirici che potrebbero fare un grandissimo lavoro, soprattutto per le produzioni italiane e non, ma per le produzioni più grosse, che invece stentano a girare perché non ci sono le risorse per questi tipi di compagnia, perché ce l'hanno solo gli enti lirici, forse. E quindi però la scelta degli enti lirici molto spesso è fatta solo ed esclusivamente attraverso le agenzie, quindi senza nessun tipo di reale progetto. Quindi io mi auguro che questo possa essere indicativo, perché anche il Ministero vada in questa direzione, obbligare, fra virgolette, gli enti lirici ad avere un consulente per la danza, qualcuno che progetti la danza. Questa era una delle sue domande iniziali, no? Che progetti la danza, che la pensi e non che lo faccia occasionalmente. La danza ha bisogno che in quel territorio, come sta accadendo adesso a Milano con me, in quei 3, 4, 5 giorni si facciano incontri, si presentano libri, si facciano i seminari con i ragazzi. L'artista deve essere residente in quel momento e condividere quei momenti col pubblico, ma non solo il momento dello spettacolo, ma proprio col pubblico, al bar, al ristorante, all'albergo, in qualsiasi posto. Questo vuol dire essere in residenza e partecipare insieme alla cittadinanza, solo ed esclusivamente questo. E quindi un ruolo importante ce l'hanno gli enti lirici, che hanno sicuramente più risorse di tante altre, che quindi possono produrre, perché no, specie gli autori italiani, perché poi non si pensi che gli autori italiani non siano in grado di fare delle grosse operazioni, no? Vedi la nostra Nona, vedi il nostro I Am Beautiful, sono grosse opere che ovviamente non tutti i festival o non tutti i teatri più piccoli possono, e infatti siamo costretti a presentarli all'estero, quindi questo è un concetto assolutamente errato da parte mia.